Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati dalle vacanze ed eccoci qui subito pronti per registrare un nuovo Svuota la Spesa. Se vi interessa godervi queste esperienze in diretta, vi ricordo che potete seguirmi su Twitch nel mio canale Fabiola Genovese e se avete Amazon Prime, abbonarvi al canale sarà totalmente gratuito. In questo modo potrete recuperare anche le vecchie live. Direi di iniziare subito perché non so se avete visto dalla miniatura, ma oggi abbiamo davvero esagerato. Come al solito, siamo andati per comprare un paio di cose, torniamo con tutto il mercato. Partiamo subito con un'azienda agricola che già conoscete bene, ovvero l'azienda agricola di Cola. Abbiamo dovuto togliere la busta da terra perché Audrey stava cercando di mangiarsi i formaggi. Tale madre, tale padre, tale figlie. Oggi abbiamo preso una porchetta che quando l'abbiamo comprata era ancora calda. Volevamo utilizzarla come ripieno da inserire dentro una pizza bianca che abbiamo comprato oggi, o forse un'altra cosa, non lo so, che dopo scoprirete, con la cicoria ripassata che ho preparato ieri. Vedremo, anche perché i piani stanno un po' tutti sballando, sono le 2:15, dobbiamo ancora pranzare e forse faremo un aperipranzo-cena. Questo forse se ve lo ricorderete, è il formaggio di mucca stagionato 24 mesi che abbiamo visto in tutti i daily vlog di quando ero in keto. A proposito, se volete aggiornamenti su cosa è successo, sul perché non ho fatto live o video in vacanza, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché presto usciranno dei nuovi vlog in cui vi spiegherò tutto. Stracchino, ecco, non mi stavo ricordando cosa fosse, guardate qui, mi ispira tantissimo. Non so se utilizzarlo per farci la focaccia di Recco. Se è bello morbido, secondo me ci mangiamo una goduria. Parmigiano reggiano stagionato 48 mesi, metà ce lo siamo fatti mettere sotto vuoto, questi sono 250 grammi, l'altro invece ce lo siamo fatti mettere nella carta così da averlo pronto all'uso. Comunque è molto comodo il fatto che abbiamo scoperto che mettono tutto sotto vuoto, quindi per le prossime volte sicuramente ci organizzeremo. Qui invece abbiamo una mozzarella, penso che sia piccolina da 250 grammi perché ci volevo fare la pasta fredda. Per tutto quello che avete visto abbiamo speso 39,85 euro. Passiamo all'ortofrutta, vi alternerò cose interessanti a cose un po' più banali così da rendere il video un po' più dinamico. In questo banco abbiamo comprato di tutto e ci siamo tornati 4 volte. Ogni volta ripassavamo e aggiungevamo qualcosa all'ordine. Preparatevi perché ci sono cose molto interessanti nonostante si tratti di frutta e verdura. Intanto abbiamo un bel barattiero, questo è un cetriolo pugliese, per rimanere in tema già ci manca la Puglia, quindi lo abbiamo preso, vogliamo assaggiare com'è per sentire se sono buoni come quelli mangiati giù. Datterini, a quanto pare una qualità superiore, eccelsa, come da tradizione 2 kg di borlotti, questi forse erano anche 2,5 kg, con mamma da quando sono piccola puntualmente compravamo i fagioli freschi e ci mettevamo insieme a sbucciarli sul divano, quindi quest'anno toccherà a Christian aiutarmi in questa bellissima impresa, anche perché facevamo a gara chi trovava più fagioli rossi. Fatemi sapere se anche voi lo facevate. Sono cambiate un po' di cose da quando ci avete lasciati. Se ci conoscete un po', saprete che andiamo a periodi. Ogni tot ci fissiamo con qualcosa di nuovo. La fissa del momento sono gli estratti. Se riuscite a vedere, lì abbiamo l'estrattore della Kenwood comprato anni e anni or sono, utilizzato forse 3 volte, lasciato a prendere polvere. Un giorno mi sveglio e dico: ho voglia di un estratto. Da quel giorno beviamo estratti tutti i giorni. Cerco di fare estratti con alimenti salutari. È vero che anche la frutta è salutare, però se andiamo a caricare con troppa frutta i nostri estratti andiamo ad assumere molto zucchero, mentre io voglio che rimangano estratti freschi, genuini e che apportino qualcosa al di fuori dello zucchero. Infatti li dolcifico generalmente con una mela per due. Prediligo la verdura, in questo caso abbiamo preso 2 finocchi. Non li ho ancora utilizzati negli estratti, però mi piace l'idea, anche perché anche loro sono molto freschi e soprattutto nell'estratto trovo che ci stiano molto bene. Aglio, 3 teste. Questo qui era aglio fresco che si sta seccando, infatti il gambo è ancora morbido, non è del tutto secco, gliel'ho chiesto proprio io perché mi piace molto e soprattutto dura molto di più. Cetrioli, perché
A proposito di estratti, non so se lo sapete, ma bere l'estratto di cetriolo aiuta a rinfrescarsi particolarmente. Quindi il cetriolo è immancabile in tutti i nostri estratti. Ne abbiamo presi un chilo, sono solo 5 a saperlo, le dicevo anche 2 chili, e sono di produzione loro, quindi molto interessante. Altra cosa presa, le cipolle dorate, perché mentre eravamo in vacanza, Marta e Fabio hanno raccontato a Christian delle famose cipolle di Fabio ripiene. Christian è impazzito e mentre eravamo al banco gli è venuta in mente la ricetta e ha detto: amore, prendi le cipolle così poi ci facciamo ripetere la ricetta e me la fai. Il sedano ci è stato regalato. Andando per logica, le buste gialle sono tutte dello stesso banco, quindi continuerei con loro. Banco super fornito, fantastico, veramente mi è piaciuto tantissimo. Fagiolini, di questi ne abbiamo presi 4 etti probabilmente. Li voglio fare conditi anche perché è da tanto che non li mangio, quindi almeno una volta l'anno sinceramente vorrei mangiarli. Prezzemolo me ne sono fatta dare tanto, è molto molto bello, quindi questo lo andrò subito a lavare dopo questo video, lo triterò a mano e lo congelerò. E visto che domani faremo la brace, scoprirete presto con cosa, ovviamente peperoni immancabili, 4 peperoni, 2 gialli, 2 rossi. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi quando comprate i peperoni li comprate sempre misti. Meno male che li abbiamo comprati, perché devo fare una ricetta e per questa ricetta la scorza di limone è perfetta, quindi meno male che mi sono ricordata di prenderli. Abbiamo preso 2 caschi di banane, questi qui ci serviranno per fare il nostro gelato di banana. Adesso che abbiamo il frullatore nuovo, che voi ancora non avete visto perché è arrivato ieri, quindi non ho avuto modo di mostrarvelo, congeleremo tutte queste banane e le utilizzeremo per farci il nostro gelato con un ingrediente solo, ovvero la banana. Ultime 3 buste dello stesso banco, così poi iniziamo a spaziare in tutti gli altri ambiti. Vediamo qui cosa abbiamo. Fichi, speriamo non si siano schiacciati troppo. Questo qui mi sa che si è schiacciato. Ci ha dato quelli più dolci che aveva. Menta. Emana un profumo pazzesco. Secondo voi, abbiamo la menta, abbiamo un nuovo frullatore che trita anche il ghiaccio, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Scrivetelo sempre giù nei commenti. Se avete già lasciato un commento o ne aggiungete un altro, potete modificare il precedente. Abbiamo preso una composta di ciliegia fatta da loro. Guardate qua che cipollotti che ho preso, stupendi, veramente spaziali. Quando trovo questi cipollotti il mio cuore gioisce. Continuiamo con 4 lime, questi ovviamente ce li eravamo dimenticati, quindi siamo tornati per la quinta volta a prendere l'ultimo pezzo che ci mancava per preparare cosa? Se non l'avete indovinato prima, adesso dovreste essere più sulla buona strada. Qui è inutile che le tiro fuori, amore, cerca di farle vedere tu, guardate lo spettacolo. 2 chili di zucchine con questi splendidi fiori di zucca. Prima anguria della stagione, noi la mangiamo adesso. Il ragazzo ce l'è andata a prendere proprio da dietro, ne ha tagliata una al momento, gliel'abbiamo chiesta bella zuccherina ed ha un profumo pazzesco. Ho preso 2 etti di ciliegie, pensavo fossero un po' di più, in realtà niente, sono praticamente questa manciata più altre 4, però guardate quanto erano belle. È vero anche che in tutto il mercato queste venivano 15 euro al chilo, tutti gli altri banchi le facevano 7,50 euro. Melone retato, non avevano il francesino, che sinceramente preferisco, però anche questo ci ha detto essere molto dolce, quindi non vedo l'ora di assaggiarlo. Per finire, ovviamente, avendo un nuovo mixer super potentissimo, potevamo non prendere della frutta secca con la quale farci dei burri 100% di frutta secca? Ovviamente non potevamo esimerci. In questo banco abbiamo speso la prima volta 46,97 euro, la seconda volta 57,50 euro, un'altra volta 20 euro e poi 2 euro per i lime. Continuiamo con la fornarina. Questo banco è lo stesso nel quale andò Christian a prendere una box di Too Good To Go. Per chi ha visto i daily vlog saprà. Abbiamo preso della pizza bianca, che era quella che volevo fare farcita con porchetta e cicoria ripassata. Poi, visto che ho l'ascendente scorpione e le cose mi rimangono qui, non me le dimentico neanche se mi pagate, vi ricordate che Christian, quando ritirò la box, trovò all'interno queste fantastiche pizzette e disse: mamma mia
quanto sono buone, veramente eccezionali. Bene, adesso faremo un bel aperitivo con la pizzetta per scoprirne il gusto. Buona però, come quelle che prendiamo nel nostro forno di fiducia. Un po' gommosino l'impasto sotto. Belle unte. Alla fornatina abbiamo speso 5,85 euro per questi due prodotti. C'è chi riceve mazzi di fiori e chi mazzi di carote con il ciuffo. Ho preso 3 mazzi per un totale di 5,40 euro, perché la base dei nostri estratti sono proprio le carote, quindi vanno via come il pane. Vi ricordate quando vi parlavamo del banco dei formaggi dei sogni? Bene, oggi ve l'abbiamo mostrato in live. In più la ragazza che ci lavorava è stata super gentile, ci ha regalato anche la loro bag. Qui abbiamo un erborinato con grappa, miele e marmellata di more, super interessante. Guardate questo qui, mi fa gola solo a vederlo. A chi non piacciono gli erborinati ovviamente storcerà il naso. Wow, questa è una robiolina fatta da loro, ce l'ha fatta assaggiare. Per l'assaggio e la degustazione di questi formaggi ci prenderemo un bel passito, così accompagnarli perfettamente. Quest'altro spaziale mi ispira troppo. Questo, se non erro, è quello fatto da loro. Molto buono. Tutti i loro formaggi sono fatti con latte crudo. Questo non è lo Stilton, ma lo Strilton, una roba del genere. Mi fa impazzire. Abbiamo speso niente in questo banco, noi già ci aspettavamo i soliti 50 euro e invece abbiamo speso solo 26 euro. Oltre alle buste gialle che avete visto prima e a quella che abbiamo scovato successivamente, c'era anche questa da aggiungere. Sempre nel banco ortofrutta del nostro cuore abbiamo preso 2 mango via aerea. Potevamo noi non prenderli, anche se questo è un po' duretto, quindi va fatto maturare. Ecco qui i nostri piccoli che sono accuditi perfettamente nelle loro retine, così da non ammaccarsi. Wow! E poi abbiamo preso 2 avocado, anche perché nuova fissa, sempre del momento, sono le fette di pane bruschettate con sopra l'avocado schiacciato, un pizzico di sale e un filino d'olio. Niente, mi aspettavo ci fosse il logo, scherzavo. Questa busta 40 centesimi. Avevamo già pagato, nonostante tutto ci ha fatto ripagare con il POS per battere 40 centesimi. Di cosa si tratta? Guardate un po', vediamo se indovinate. Abbiamo una baguette fantasmagorique, guardate qui quanto è morbida. Secondo voi abbiamo preso una baguette? Dove siamo stati? Una boulangerie totalmente francese a Roma. Questa l'ha scoperta Christian e me l'ha nominata questa mattina, quindi anche per me è stata completamente una sorpresa. Ovviamente siamo passati, guardate qui, questa è una mini baguette con le olive. Secondo me abbiamo trovato la boulangerie del nostro cuore. Panno cioccolà, un cinnamon roll, è un po' diverso da quelli di L'Eleven, però sotto tanta roba, mo. E anche il profumo promette bene. E poi 2 pan au ruisset, pan au raisin. Ma guarda l'uvetta che c'è. Mamma mia, c'è una quantità di uvetta pazzesca. Me li mangerei adesso. In questo posto abbiamo speso 40 centesimi, che è solo quello della busta, il resto non lo sappiamo. Dovrebbe essere venuto all'incirca 8 euro, 9 euro, non ricordo. Nuova azienda agricola scoperta. La Frisona. Hanno vinto il premio come miglior yogurt d'Italia l'anno scorso e quest'anno, se non ho capito male. Abbiamo preso uno yogurt bianco magro. Vediamo se è uno yogurt anche intero. Ah no, è uno yogurt bianco intero. Non vedo l'ora di assaggiarli. Secondo voi quanto sono costati questi yogurt? 4,21 euro, cioè niente. E sono da un chilo, cosa che un chilo di Vipiteno al supermercato sta a 3 euro e qualcosa. Poi abbiamo preso della panna da montare. Sapete cosa mi ha consigliato? Di non aggiungere neanche lo zucchero perché è super saporita. E poi del latte intero. Ma Fabiola, tu non lo bevi il latte vaccino? Cosa ti servirà mai? Bellissima domanda, sia per fare degli smoothie o dei frullati con il nostro nuovo frullatore, sia per fare la crema pasticcera di Ginio Massari, perché anche quella mi è rimasta qui. Christian ancora mi dice ad oggi, ogni volta che prendiamo della crema in giro, quindi cornetti con la crema, bomboloni con la crema, ripete ogni volta: la tua era un passo sopra. E quindi ho detto, bene, la devo provare prima di
secondo voi cosa sto per fare il 12 luglio? Stavo per dire, abbiamo finito con il mercato trionfale, ora passiamo al Conad. In realtà mancano ancora due banchi del mercato trionfale che però sono già in frigo, quindi dopo li tireremo fuori insieme. Al Conad abbiamo preso San Benedetto frizzante, c'erano solo piccole le bottigliette, quindi ci siamo dovuti accontentare di queste. Adesso avete la lista di tutti gli ingredienti, anzi ve ne manca ancora uno che vi vado a mostrare subito: zucchero integrale moscovado. Se prima non avevate indovinato, adesso mi sembra palese. Meno male che Christian si è ricordato di comprare il latte di mandorla senza zuccheri, visto che l'abbiamo finito da tipo 4 giorni. E poi abbiamo preso 4 bustine di ghiaccio già pronto. Stiamo valutando l'acquisto della macchina del ghiaccio. Siccome ancora non l'abbiamo comprata, non sappiamo se la prenderemo con certezza, abbiamo fatto un piccolo rifornimento. Sempre in previsione di quello che dobbiamo andare a fare con il nostro adorato frullatore. Scherzavo, mancano ancora 3 banchi. Forse abbiamo dei problemi? Probabilmente. Vi mostro così dovremmo farcela. Sono calamaretti. Stavolta abbiamo fatto i bravi e ne abbiamo presi solo 2,5 etti. 1,250 kg di orata. Gli ultimi due banchi in cui siamo stati sono San Bartolomeo. Abbiamo preso 2 confezioni da 2 di pollo e 2 da 2 di tacchino. Questi qui sono venuti 19,20 euro. Sembra impossibile, ma siamo giunti al termine. Concludiamo con The Butcher, ovvero il macellaio più famoso di YouTube Italia, grazie a Max Mariola, e ringraziamo ancora Max per avercelo fatto conoscere. Christian ha fatto i capricci e ha voluto le polpette della nonna di The Butcher. Guardate qui, queste polpette sono un qualcosa di indescrivibile, sono una purea, una crema, si sciolgono in bocca, sono pazzesche, davvero eccezionali. Queste ho avuto la fortuna di assaggiarle, infatti io ho detto a Christian te le prendo a te perché tanto le conosco, quindi sto a posto. Per domani invece abbiamo un paio di cose, ovvero 20 arrosticini di pecora, guardate qua che succosità, come al solito esageriamo sempre, straccetti di carne danese, si sciolgono in bocca, veramente paradisiaci. La cosa bella di questo macellaio è che ti taglia le fiorentine con la seghetta, quindi vengono perfette, non si rompe l'osso e vengono tutte della stessa altezza, quindi non rischiate che da una parte si cuoce di più e dall'altra di meno. Questo è tutto filetto. Wow. Mi sono dimenticata di dirvi quanto abbiamo speso in pescheria e da The Butcher. In pescheria abbiamo speso 39 euro, mentre da The Butcher 67. Dimenticavo, giuro, ultima busta e chiudiamo questo video. Siamo stati da Bernabei a testaccio. Guardate qui cosa abbiamo. Prima vi avevo detto che mancavano solo 2 ingredienti, in realtà bugia, perché mancava l'ingrediente fondamentale, ovvero il rum bianco. Abbiamo chiesto al ragazzo che ci ha aiutati anche l'altra volta quale fosse il miglior rum bianco per fare de mojito, ci ha consigliato questo, speriamo sia buono. E poi ci siamo concessi per questa sera uno champagne Brut Nature di una cantina abbastanza piccolina, non è Grand Cru perché altrimenti se fosse stato Grand Cru saremmo schizzati con i prezzi, però ci ha detto che è molto buono, ha un sentore di crosta di pane molto importante, quindi visto che ci mancava questo sentore in bocca abbiamo deciso di prenderlo. E poi piccolo spoiler, anzi grande spoiler, abbiamo trovato Bohème, perciò ho deciso di dedicargli un video. Non so dove pubblicherò il contenuto, decideremo poi nel mentre. Comunque l'abbiamo trovata e abbiamo scoperto anche una cosa interessante che però vi dirò in quel video lì. Da Bernabei abbiamo speso un totale di 69,60 euro. Finalmente per questo video è tutto, è durato un'eternità. Adesso corro in bagno a sciacquarmi il viso perché abbiamo sudato abbastanza. Meno male che sta ricominciando un po' a piovigginare, speriamo si alzi un po' di freschetto, perché poi dobbiamo preparare il pesce per questa sera. Sto perdendo la voce perché ho parlato tutta la mattinata in live, ho parlato adesso, parlerò dopo, probabilmente stasera vi saluterò a gesti. Per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!